crescita. Io sono capitato per caso circa un mese fa a Manopello, in provincia di Chieti, credo, sì. E c'era questa rappresentazione su Madre Teresa. Appena andava avanti, man mano che andava avanti la rappresentazione, mi diceva: ma forse questa cosa si può fare anche a noi. Adesso il mese prossimo abbiamo la festa di San Gioacchino, sarebbe una cosa bella. Allora, appena finito, ho chiesto: ma chi è il responsabile di tutto? E mi hanno indicato, poi ce lo presenterà il vero. E quindi ho parlato subito e mi hanno detto: ma ci costa un po', perché si ricomincia la scuola, i ragazzi devono andare a scuola, la roba è lontana. Dico: ma vediamo un po' se riusciamo. Poi sono arrivato qua e c'era la riunione del comitato per la festa. E più o meno avevo già un programma prestabilito e io ho sfasciato questi programmi e ho detto: ma perché non facciamo anche questa rappresentazione, invitiamo i ragazzi di Francavilla al Mare e facciamo questo? E la cosa è stata colta, eccoci qua. E, è bello vedere la chiesa piena. Perché crediamo in tanti che questi ragazzi possano farci riflettere e possano aiutarci a fare in modo che davvero questo sia il momento culminante della nostra festa. Quindi già dall'inizio li ringrazio e vi invito a fare un bel applauso di incoraggiamento, perché io sono sicuro che alla fine mi direte: hai fatto bene a invitarti. Grazie. Grazie Padre Gianni, e naturalmente il nostro ringraziamento va anche al parroco della parrocchia di San Gioacchino, Padre Pietro. Quello che voglio dirvi è che quello che ascolterete è un musical interamente cantato, suonato, recitato, ballato, lo vedrete, ma interamente dal vivo, preparato per tanto tempo, e la quarta volta che lo facciamo, la prima fuori provincia, e ne siamo naturalmente onorati. Un paio di note di servizio. La prima riguarda i cellulari. Dal service ci raccomandano di spegnere tutti i cellulari, perché potrebbero esserci interferenze che poi vanno appunto a ad interferire con l'acustica dell'evento al quale stiamo per assistere. La seconda invece riguarda la zona di fuori. Alcuni di voi, degli organizzatori, mi hanno detto che la strada è stata riaperta al traffico, quindi attenzione ai bambini, perché da quest'ora in poi riprenderà il traffico veicolare e quindi passeranno le automobili. Io non voglio togliere altro tempo a questi ragazzi e vi auguro un buon proseguimento, e con me ci vediamo più tardi. Grazie. Share the joy of sharing. It is not how much we give, but how much love we put. Jesus said, I was hungry and you gave me to eat. I was naked and you clothed me. I was homeless and you took me in. If you give a glass of water in my name, you give it to me. If you receive a little child in my name, you receive me. Whatever you do to the least, you do it to me. We need to pray to have a clean heart. If we have a clean heart, we can see God. The fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith
is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Ma insomma, che male c'è se ne scatto qualche foto di nascosto? Sorbettina, uno scoop è uno scoop. Ma te l'abbiamo detto volte. Ti sei appostato lì dietro come una iena. Lei a quest'ora prega. E voi non pregate? Già fatto. E poi sfamare un povero ammalato è un po' come pregare. Certo che ce l'avete sempre pronta, eh? Prontissima. Ma è possibile che Madre Teresa non vuol capire che se mi concede un'intervista in esclusiva, il mio giornale, che ha tanti soldi da investire, poi farà una cospicua offerta? Ma se il tuo giornale ha veramente così tanti soldi da investire,
Perché non investe un po' qui, senza bisogno dell'intervista? Che avevo detto, ce l'avete sempre pronta? Prontissima! Piuttosto, questa casa per accogliere i poveri e i malati, ve la daranno? Pare di sì, e senza bisogno di cospicui investimenti. Lo vedi? Ci stai disturbando sul lavoro! Lavoro? Quanto vi pagano per questo lavoro? Tantissimo, una montagna di lingotti d'amore che non basterebbero tutte le banche del mondo per conservarceli. Questa è buona, me la segno. Lingotti d'amore, conservarli in banca. Tanto t'ho visto! Vabbè, vabbè, niente intervista. Niente intervista. Ma neanche dopo che ha pregato? No, dopo che ha pregato va a dormire un po'. Anch'io in genere provo a dormire un po', ma faccio certi sogni strani. Lo sai? Che anche Madre Teresa fa dei sogni strani. E che sogna? Che sogna? Dice che sogna spesso una cosa molto bella. Che cosa, che cosa? Una cosa molto simile a quello che ha scritto. Leggi. Un giorno stavo camminando per la strada e ho visto un uomo alto, magrissimo, seduto all'incrocio, raggomitolato su se stesso. L'aria profondamente infelice. Mi sono avvicinata, gli ho stretto la mano e gli ho domandato come stava. Lui ha sollevato lo sguardo su di me e ha detto: «Oh, dopo tanto, tantissimo tempo, sento il calore di una mano». E si è alzato. C'era un sorriso così radioso sul suo volto perché qualcuno era gentile con lui. Il semplice gesto di una stretta di mano gli aveva dato la possibilità di sentirsi qualcuno. Per me era Gesù sotto le spoglie del dolore e io gli avevo donato la sensazione di essere amato da qualcuno. Capito? Certo che ho capito, certo che ho capito. Ma che c'era da capire? Un tratto lui è figlio suo.
Che freddo! Mamma mia, che freddo! Che freddo! Ma se non si respira dal caldo! Che freddo! Mamma mia, che freddo! Brrr. Come si vede che viviamo in due mondi diversi, io e te? Tu è caldo perché sei un ubriacone! Chi? Io? Comunque, mettiti l'anima in pace! Anche oggi Teresa è molto occupata! Lo immaginavo! Vabbè, allora dimmi qualcosa di te. Di me? Un'intervista a me! Perché no? Per esempio, dimmi qual è stato il giorno più bello della tua vita. Il giorno più bello della mia vita? Ma qui tutti sono i giorni più belli della mia vita. In mezzo a questo schifo? Ma certo! Bah! Qui c'è l'amore. Come c'è l'amore? L'amore è che lava via lo schifo. E l'amore, più amore, più lava via lo schifo. L'amore non è accondiscendente e la carità non ha nulla a che vedere con la pietà, è amore. Carità e amore sono la stessa cosa, con la carità dai amore. Perciò non limitarti a dare denaro, ma invece tendi la mano. Capito? Certo che ho capito. E con l'amore tutti i giorni più brutti possono diventare improvvisamente i più belli. E invece qual è stato il giorno più brutto della tua vita? Il giorno più brutto. Quando Teresa se n'è andata dalla scuola dove insegnava per venire in questo posto. Io ero una delle sue allieve. Noi ci sentimmo subito perse. Tutte figlie senza più madre. Tutte figlie senza più madre. Carina questa. Me la devo segnare da qualche parte. Ma dove ho messo il mio taccuino? Dov'è? Che siamo le sue allieve,
per fare a Dio da sposa. E qui succederà chissà cosa. La casa e tu, piccola suora, che rigovernerai come sposa. Casa e cuore tuo per ospitare chi passerà di qui e non conosce Dio e sa che povertà è tutto ciò che ha e sarà casa sua. Questa sarebbe la nuova casa di Madre Teresa? Veramente non è proprio sua, è in affitto. Ah sì? E chi sarebbe il proprietario? Andiamo bene. E l'affitto, come lo pagate l'affitto? Col sacrificio. Mi pare giusto. E tu chi saresti, l'arcangelo portiere? No, sono uno che vuole aiutare, un volontario. Ma certo, tutti volontari, tutti bravi, tutti che lavorano gratis, casa gratis. Ma chi ci guadagna tutto questo? Mi pare giusto. Del resto lui è uno che quegli affari ci ha sempre saputo fare. Sei qui per fare un'offerta? Un'offerta io? Perché? Che c'è di male? Sembri uno che vorrebbe dare. Forse ti manca un po' di coraggio. Verissimo. Mi trema le mani solo al pensiero di tirar fuori un nichelino. Per esempio, ci sarebbe da accompagnare questo malato all'ospedale. Noi non abbiamo le medicine giuste e lui ha bisogno di cure urgenti. No, no, grazie, non mi pare proprio il caso. Come non ti pare il caso? Con quelle medicine si salva, senza quelle medicine no. Pensaci un attimo. E la malattia è contagiosa? No, e anche se fosse cosa cambia? Assolutamente niente.
Sarà invece la tua buona azione ad essere contagiosa. Dopo di te, qualcun altro ne farà un'altra, e così via. Non mi ci vedo come responsabile di una bella epidemia di buone azioni. Grazie. Innanzitutto, tu devi sapere che io sono molto più malato di te. Bevo 2 bottiglie di whisky al giorno e poi l'ulcero duodenale. Sai che cos'è l'ulcero duodenale? Andiamo in ospedale, dai, io e te, su, su, dai, dai. Senza un re, senza un re.
Che cosa ho fatto? Perché ho tradito Dio? Quando ho pensato il mondo salverò, quando ho giurato ce la farò. Perché c'è morte, perché c'è povertà, perché un lebbroso, perché non prendi me, perché non chiedi la vita mia e ti riprendi quel cuore tuo e ti riprendi quel cuore tuo. Soffro mentre prego, piango e soffro. Soffro, prega tu per me. Che vuoi da me? Cosa vuoi dalla morte mia? Tu non sai che morendo io, dopo morto rinascerò e reincarnandomi ti verrò. Un cigno bianco che vola via, via dal buio di questa città, un volo bianco nell'immensità. Tu che ne sai? Muore in me, non sarà tua la morte mia, lascia la mia. La vita è tutta tua, solo se la difendi. Se la vita è la tua sfida, allora tu la affronterai. E via nel cielo io volerò, lasciando a terra il mio corpo addio, gettando al vento il dolore mio. Incontro al sole io me ne andrò. Tu che ne sai, chi muore in me, lascia che sia la morte mia, soltanto mia. La morte mia. La peggiore malattia dell'Occidente oggi non è la tubercolosi o la lebbra, ma è il non sentirsi desiderati né amati, il sentirsi abbandonati. La medicina può guarire le malattie del corpo, ma l'unica cura per la solitudine, la disperazione e la mancanza di prospettive è l'amore. Vi sono molte persone al mondo che muoiono per un pezzo di pane, ma un numero ancora maggiore muore per mancanza d'amore.
e la povertà in Occidente assume forme nuove. Non è solo solitudine, ma è anche povertà spirituale. Vi è fame d'amore e vi è fame di Dio. La preghiera attiva è amore, e l'amore attivo è servizio. Cerca in ogni momento di dare incondizionatamente qualsiasi cosa di cui una persona abbia bisogno. L'importante è fare qualche cosa, per quanto piccola, e dimostrare con le proprie azioni, donando il proprio tempo, che si vuol bene. A volte vorrà dire impegnarsi in un lavoro fisico, come facciamo nelle nostre case per i malati e moribondi. Altre volte offrire sostegno spirituale a chi se ne sta sempre chiuso in casa. Se un malato vuole medicine, dagli medicine. Se ha bisogno di conforto, confortalo. Si può guarire con la perseveranza, si può ballare usando la pazienza. Ta ta ta. Gira a destra il busto, muovi quelle mani, fatti conquistare da ta ta ta, fatti trasportare da ta ta ta, tuffati nel ritmo che fa ta 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 ta. Niente di più bello non c'è che poter ballare, balla e poi sognare, sogna questo ta ta ta. Sono bravi, eh? Allora, facciamo giusto un paio di minuti di pausa contati, giusto per consentire qualche cambio di abito e di microfoni, perché tecnicamente i ragazzi sono tanti
ma si scambiano anche nei ruoli, per cui vedrete adesso altre scene, vedete la vita di Madre Teresa da adulta, da anziana, con un'altra attrice che ci proporrà appunto le vesti di Madre Teresa da anziana. Quindi consentiamo questo piccolo cambio. Io vorrei rinnovare l'invito a spegnere i cellulari o comunque a metterli in modalità aereo. Potete fare foto lo stesso, purché le onde poi non vadano ad interferire con quelli che sono i microfoni e le casse, perché altrimenti poi l'effetto che sentirete non sarà quello ottimale. Io vi lascio immediatamente, giusto un paio di minuti, non andate via e torniamo subito. Sono sempre io. Era davvero tanto che non ti si vedeva. Dove sei stato in questi anni? Il mio giornale mi ha mandato in giro per il mondo. Sono stato da tantissime parti e ora mi ritrovo qui per un nuovo servizio su Madre Teresa. Per esempio, sono stato a Homes, nella giungla, a fotografare gli elefanti. E ho scoperto che gli elefanti indiani, a differenza di quelli africani, hanno le orecchie corte. Sì. Accidenti! Questo sì che è uno scoop! Già me lo vedo domani su tutte le pagine! Gli elefanti indiani hanno le orecchie corte! Tutti i particolari in cronaca! Sfotti, sfotti, infierisci pure con calma. Ma ad ogni modo, sai se lei oggi si farà vedere? No, no, oggi non c'è. E dove andrà? È in missione. E dove? A Ovest, nella giungla, a far crescere le orecchie lunghe agli elefanti dagli orecchi corte. Missione impossibile. Vabbè, vabbè, vedo che oggi proprio non è aria, ma toglimi almeno una curiosità. Una cosa che mi sono sempre chiesto: perché Madre Teresa a suo tempo ha scelto di venire a fare la missionaria proprio qui a Calcutta? Non lo so. Di sicuro mi pare che non l'abbia scelto lei, ma non lo so. E chi l'ha scelto? Non lo so. Un vescovo? Non lo so neppure io. Anzi no, mi pare di ricordare che glielo abbia consigliato la madre. La madre? E perché? Non lo so, ma perché non lo chiedi a lei? A chi, alla madre? Ma no, a Teresa. E dove la trovo? Ti sei dimenticato? Lei a quest'ora prega. Love.
I was hungry, and you gave me to eat. Hungry not only for bread, hungry for love, for the word of God. Nakedness is not only with a piece of cloth, but loss of that beautiful virtue, purity. We have been created in His image to love and to be loved. Where does this love begin? In our own family. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Ci rendiamo conto che quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma l'oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo. Ma che significa? Significa che l'importante è fare qualche cosa, anche se piccola, dare noi stessi il nostro lavoro, il nostro tempo, per dimostrare che si vuole bene. Sì, ma l'oceano è immenso. Sì. Però se tu guardi chi ti sta vicino e magari vedi che soffre o che ha bisogno di aiuto, diventerà quello il tuo oceano. E in tal caso io potrei essere la sua goccia. Esatto, ma solo se gli farei del bene. Mi piace. A volte basta anche una piccolissima azione e te la senti subito dentro al cuore che lenta scende e fa... plaf. Che cosa? La goccia. Ed è come se quell'immenso oceano diventasse ancora più immenso. E tutto questo grazie alla tua piccolissima goccia. Chissà se funziona lo stesso con un goccio di whisky. Il solito cinico. Per esempio, oggi uno dei nostri volontari diventerà frate missionario. E allora? È importante per lui e per tutti noi, perché sarà un altro che di fronte a Dio si investirà ufficialmente di nuove cariche nei confronti del mondo. Un'altra goccia nell'oceano. Bravo, stai diventando bravo. Vabbè, ma questa era facile. Fammi fare il servo tuo,
e crescimi l'amore che mi dai e raccogli la vita mia, sarà solamente tua fino a quel giorno in cui io morirò. Va che sia poesia, un gran bel vestito cucito da te, cucito per me. Va la strada mia, la strada più buia e più dura che c'è, che porta da te. Avrò pane non mangerò, e se avrò fame gli altri sfamerò. Oh Dio, Signore mio, con il caldo del cuore tuo i corpi della gente riscalderò. Dove tenebre e luce sia, e l'odio caccerò via, e dove c'è guerra e morte io ci sarò lì con te. Va che sia la mia la tua grande forza che viene da qui, va che sia la mia. Sul mio volto e nei miei occhi.
poveri e a tutti quelli che soffrono. Nella carne, nell'anima, darò le mie cuore, il mio cuore. Offriremo un sorriso gioioso, offriremo un sorriso gioioso. C'è molta sofferenza nel mondo, moltissima. La sofferenza materiale è la sofferenza di chi ha fame, di chi non ha una casa, di chi è malato, ma continua a ritenere che la sofferenza più profonda sia quella di chi è solo, di chi non si sente amato, di chi non ha nessuno. La peggior malattia che un qualsiasi essere umano possa mai sperimentare è quella di non essere desiderati. E tu, hai qualcuno che ti desidera? Sì, questo. Alla faccia, ma che eleganza, complimenti. Ma dimmi, come ci si sente vestiti da missionario della carità? Posso rispondere con una frase banale? Ma certo. L'abito non fa il monaco. Ottima risposta, ottima risposta. Ma che cos'è questo odore strano? Dobbiamo distribuire del pesce agli affamati. La povertà, quella vera, il più delle volte, è soprattutto solitudine. E la solitudine si guarisce col pesce? Anche, però si guarisce ancora meglio insegnando la voglia e la gioia di vivere. E come si fa? Si va, si ascolta, si parla, ma più di tutto si vuole bene. E voi volete bene a tutti? Certo. E dove lo trovate tutto questo bene da volere a tutti? Ah, dimenticavo, il vostro fornitore. Guarda che è il fornitore di tutti, non solo il nostro. A proposito, ti ricordi quel malato che tempo fa ti ho chiesto di portare all'ospedale e tu ce l'hai portato? Sì. Adesso sta bene. Oh, sono contento. Sei contento? Sì, sono contento per lui. Per lui o per te? Per lui, per me. Per tutti. Vabbè, adesso non mi venire a dire che grazie a me lui è ancora vivo e io ho fatto del bene non soltanto a lui ma a tutti? Ma perché no? Ma perché no? Vabbè, allora diciamo perché sì. Va bene, diciamo perché sì. Andiamo a portare il pesce? Andiamo a portare il pesce. Hai visto mai con un cefaletto salviamo qualcun altro? Grazie a un cefaletto e grazie a te. Che ci dichiarerà, che pensa del dolore e della tua.
suora, cos'è la castità? Se le fa paura, la lepra che c'è qua, se magari tutta, non lo se ne andrà, e se ne andrà. Madre Teresa, si sposa un po' con noi, Madre Teresa, ti veli tutto a noi. Cosa ha detto quella volta Lady Di? Chi ha mangiato dal Papa venerdì? Cosa pensa del sesso bisessuale? Targhesivo, targhesivo, proprio tanto! Targhesivo, targhesivo, mamma quanto! Madre Teresa, la santa è tutta qua, a fare una scuola, la scuola celebrità, ci dica cos'è stato che l'ha portata qua. Se c'è un talismano che dona la virtù, o se magari tutto un tratto me ne perderà, la perderà. Tutto questo chiasso che c'è mi dà più dolore. Colleghi, colleghi, aspettate, colleghi, colleghi, dove andate? Colleghi, colleghi! Come sempre, arrivi col solito chilometro e mezzo di ritardo. Ma scusa, la conferenza stampa non era alle 5? E infatti è finita. Sì, ma se sono le 5 e 5? Madre Teresa è stata molto concisa. Ma porca miseria! E chi ha detto? Ha detto che bisogna pregare un po' di più. Bisogna pregare un po' di più? Tutto qui. E ti sembra poco? Tu preghi un po' di più? Io no, ma che c'è? E invece c'entra. Perché non preghi un po' di più? Oh bella, io non so pregare e poi non conosco neanche una preghiera. Tieni, qui ce ne sono un po', te lo regalo. Grazie. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. È una preghiera di San Francesco. Madre Teresa la recita sempre. Titolo, San Francesco a Calcutta. Va bene. Ma guarda che San Francesco... Lo so che San Francesco non c'entra niente con Calcutta, lo so. Sarò pure un mischiadente senza anima, ma certe cose le so. Sto solo cercando di inventarmi qualcosa per l'articolo di domani. Teresa dice che senza preghiera non riuscirebbe a lavorare nemmeno mezz'ora. La preghiera, per forza! Tu stasera di almeno una preghiera e vedrai che l'articolo ti viene. Sì. Per vincere il premio Pulitzer, sai quante tonnellate ne devo dire? Io, per esempio, tutte le sere prego anche per te. Tu preghi per me? E come preghi? Per esempio, prego per la tua salute. E allora preghi malissimo. Comunque ti ringrazio, perché penso che nessuno al mondo preghi o abbia mai pregato per me. Non ci credo. Di sicuro qualcuno ti vorrà un po' di bene, anche perché le vie del Signore sono infinite. E allora tu, oltre a questo, dovresti darmi anche una bella cartina topografica dove sono indicate le vie infinite del Signore. Tu comincia a pregare per qualcuno e vedrai che la cartina la trovi da solo. Vabbè, si è fatto tardi, ci vediamo. Ma che stasera la dici una preghierina per me? Stasera? Se proprio ci tieni. Veramente sei tu che ci dovresti tenere. È da te che deve partire. Sorbettina, partire, senza la cartina, sorbettina. Ma vuoi vedere che è questa la cartina? Bravo, stai andando bene. Ok, dirò una preghierina per te questa sera. Che bello! Ma sul serio sei contenta perché dirò una preghierina per te questa sera? Ma certo! Ma
siamo proprio diversi. Mamma mia, come siamo diversi io e te. Diversità, c'è qualcuno che poi ci dirà che è il bello stesso e c'è diversità, perché non sei uguale a me e non sono uguale a te, a chi mi assomiglierà la giusta umanità, c'è il che già lo sa, è diverso un po' da noi e da sempre ci comunica che il bello stesso e c'è diversità. Questa santa grande tua libertà, benedetta chi l'ha fatta questa mia libertà. E che bello sia la mia musica e poesia, che riscopre il mondo e che il mondo sia un mondo di diversità, proprio come questa qua. Uccidendo una donna! Colpa tua, colpa tua, destituirà la tua verginità. Dio mio, non sei più qui tra noi ed ecco d'infamità. Sei sporca più di e porco chi sporco la sposa di che tu sei nuda fra i maiali in mezzo al fango dei tuoi mali lorda di infamità che tu sia malattia puoi a chi colpiò la tua verginità. Nel mio corpo c'è anima pronta per vivere e
cielo profume. Poi, come foglia tra gli alberi, tremerà, crescerà, volerà come un fiore tutto mio. Chiedo scusa a voi tutti, anche a Dio, se ho sporcato l'amore. Chiedo scusa anche a chi mi dirà che la vita è un errore. Quell'errore, se c'è, cresce dentro di me. È la cosa più bella e la porto con me. Una spora in mezzo a noi, noi sacerdoti di Brahma e di Vishnu, noi che preghiamo la nostra Kali. Che cosa c'entra il suo Cristo in mezzo a noi? Da cosa nasce l'amore suo per noi? Noi che adoriamo le vacche e i buoi, noi non vogliamo i favori tuoi. Noi non vogliamo i favori tuoi, pazza, che guarisci ciò che ammazza. Pazza, col tuo Dio di un'altra razza. Pazza, pazza. Ora forse strega in mezzo a noi, è il diavolo che fa gli affari suoi. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Capisci ciò che ammazza. Pazza! Vuol tu Dio di un'altra razza. Pazza, pazza, non sei Dio, né Vishnu, solo suora sei. Di me uno strumento del tuo amore.
Nel silenzio del cuore Dio parla. Se ti porrai di fronte a Dio, nella preghiera e nel silenzio, Dio ti parlerà. Nella natura troviamo il silenzio. Gli alberi, i fiori e l'erba crescono in silenzio. Le stelle, la luna e il sole si muovono in silenzio. Il silenzio del cuore è necessario per poter udire Dio ovunque, in una porta che si chiude, nella persona che ha bisogno di noi, nel canto degli uccelli, nei fiori, negli animali. Nel silenzio Lui ci ascolta. Nel silenzio parla alle nostre anime. Nel silenzio ci è concesso il privilegio di ascoltare la Sua voce. Quando l'alba si colora, quando il cielo si innamora, mare calmo tutto, quando il sole fa le fusa fra le nuvolette rosa, sento che la vita è tutta qui, sento l'universo tutto quanto dentro me, e se guardo intorno tutto è grande. Quando stringo delle mani o se abbraccio dei bambini, vedo cosa sono e cosa sei. Siamo sabbia fra le dita che va via come la vita che mi ha fatto vivere tra voi. E se chiudo gli occhi quanto vive in me, piccolo granello che nell'aria vola via. Ecco cos'è questa vita che non sa cosa le succederà. Senza domandarsi mai perché, ma per catturare cosa c'è dentro di te, è soltanto amore e c'è Dio che pensa a me. Sua speranza.
innamorato. Lo so. E adesso, come farò senza di lei? Come faremo tutte noi senza di lei? Ce la farete, ce la farete. Lei ha gettato il semino e voi, come tanti semini, crescerete e diventerete tanti bei tulipani tutti in fila sotto il sole. Ma io non voglio essere un semino. Come no? Tu sei il più bel semino. Da te, da voi, grazie a lei, nasceranno delle cose bellissime. Quali cose? Dimmene almeno una. Tanto per cominciare, questo è un regalo che credo ti piacerà. La tua fiaschetta da whisky? Sì, ho deciso di smettere. Sei il più bel regalo che mi potevi fare, grazie. Sì, ho deciso di smettere di bere whisky. Adesso ho voglia di bere qualcos'altro. Vodka, birra, rum, martini? No, hai capito benissimo. Adesso ho voglia di bere qualcosa di più dissetante. Una cosa che forse non si beve proprio, ma che va dritta giù nell'anima. Ma si è sempre detto che l'anima non ce l'hai. Mi sa che me ne sta spuntando una piccola piccola. Grazie a un semino. Grazie a un semino. E adesso dove andrai? In Africa. Pare che lì c'è un missionario che sta facendo grandi cose. Lì c'è una guerra civile e lui raccoglie i bambini orfani di entrambi le parti in conflitto. Pensa che bello. Chissà che non sia lui la mia nuova bevanda. Magari riuscirà a dissetarti del tutto da quella sete che ti porti dentro da sempre. Mi ha già dissetato Madre Teresa e voi naturalmente. Sei una brava persona. L'ho sempre saputo, sin dal primo giorno. L'aereo parte fra 2 ore. Devo andare. Abbi cura di te. Anche tu di te. Senti, mettiamo il caso che tu un giorno diventerai importante e famosa quanto lei. In tal caso, me la concederai un'intervista? Sì, anche 2. Guarda che ci conto. Contaci. E che Dio ti aiuti.
on the last day, he would say to those on his left, I was hungry and you gave me to eat. I was naked and you clothed me. I was homeless and you took me in. Whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Forse sono in una posizione sbagliata, ecco, forse adesso ci sentiamo.
sentiamo meglio. Vi dicevo, ve li presento velocemente così li conosciamo. Iniziamo dal coro, che è quello che si vede meno, ma c'è ed è numeroso. E partiamo da Nicolò Barbone, venite vicino a me man mano che vi chiamo, Giovanni De Santis, Lucio Di Bartolomeo, Andrea Di Paolo, Patrizia Di Paolo, Lorenzo Ferrara, Marta Filieri, Federica Mancini, Francesca Matricardi, Erika Marzi, Alessandro Sarchese, Simone Pesce. La direzione del coro è di Simona Gaeta. Dovete sapere che lei e suo marito Luca Moscardelli sono l'anima di questo musical, hanno lavorato e lavorano tanto con questi ragazzi, non solo per questa iniziativa ma durante tutto quanto l'anno. E andiamo avanti. Lucio Di Bartolomeo, sì, l'avevo chiamato, forse non mi ha sentito, vieni, scusa. Ti avevo chiamato tra i primi. La supervisione di Teresa Angelone. E passiamo ai musicisti. Alla batteria Federico Bisordi. Al basso e la tromba Simone Di Meo. Pianoforte, tastiera e tutto il resto, Luca Moscardelli. Bravo! E poi abbiamo a violino Paolo Ingelido. E all'altro violino e anche un po' di chitarra, perché ha preso le parti di un ragazzo che non c'è, Mara Sciarra. Ha fatto anche la parte di Gianluigi, che questa sera non è presente ma lavora sempre molto con questi ragazzi, e quindi lo ricordiamo lo stesso. Andiamo avanti col flauto traverso, Anna Maria Matricardi. E sempre a flauto traverso Gian Domenico Palmieri. Stefano Torelli alla chitarra elettrica. Fabio Nativio alla chitarra acustica. Marco Ingelido alla tromba e Leonardo Di Meo alle percussioni. Il corpo di ballo è composto da Cristina De Santis e Andrea Salvati, che si sono occupate delle coreografie, Martina De Monte, Valentina Liberato, Elena Fiore, Giorgia De Luca, poi c'è l'elefante che è composto da Alessandro Sarchese e Lorenzo Ferrara, che sono coloro che vestono i panni. La supervisione di Patrizia D'Archivio. E veniamo ai personaggi. Il malato, impersonato da Simone Pesce. I malati erano tre e con lui c'erano anche Leonardo Di Meo e Gian Domenico Palmieri, che abbiamo già presentato nel coro. Poi c'è Gesù, Stefano Palmieri, che mi sembra che vesta perfettamente i panni, non solo questa sera ma tutti i giorni, perché lui è proprio così. La giornalista che non si è sentita, ma vi assicuro, è bravissima e se possiamo la facciamo risentire, che era Simona Gaeta. La voce solista, il malato voce solista, Gabriele Benvenuto. E poi abbiamo Suor Gertrude. Suor Gertrude, Nicole Hulley. Suor Agnes, Daniela Mascitelli. Suor Bettina, Giulia Ingelido. Il giornalista Adam, Guerino Matricardi.
il capo Brahimi, Andrea Cascavilla. Donna indiana e peccatrice, Liliana Desiderio. Ora mi sento fortissima, forse prima mi sono sgolata. Volontario e missionario, Francesco Di Quinzi. E poi Madre Teresa da giovane, Chiara Petrucci. E Madre Teresa da anziana. Sì, Chiara Petrucci ha un problema di voce, se si aspetta. Ha avuto qualche problemino con la voce questa sera, non era al pieno della sua potenza, ma è stata bravissima. E quindi si becca il doppio applauso. E dicevamo, Madre Teresa d'anziana, Chiara Nobilio. Ovviamente non possiamo far altro che ringraziare anche chi lavora dietro le quinte, e in larga parte si tratta, anzi nella totalità, di mamme di questi ragazzi che si offrono chiaramente in maniera volontaria per fare costumi, per lavorare appunto dietro le quinte dello spettacolo. E quindi ringraziamo Stefania Di Fulvio per i costumi, e sempre per i costumi anche Antonella Annunziato e Luisa Pasquarelli. Poi invece al di qua dell'altare chi lavora al supporto tecnico, e quindi Daniele Spizzichino, Attilio Langiano e il service audio e luci che è X-Zone Service di Francavilla. Naturalmente la nostra Paola, che è moglie di Fabio e madre di Maria Francesca, che è piccolissima e sta qua in mezzo a noi, è giornalista della vita e ci segue ovunque con affetto e amore. Faccio poco, l'1% di quello che potrei. Ci sono degli auguri da fare, falli tu. A Daniele, che è compleanno. Auguri Daniele! Anche una buona settimana, so che la vostra festa è stata bellissima e che la vostra è una bellissima comunità. Grazie e a presto. Buonasera a tutti, grazie per aver partecipato a questo spettacolo. Ringraziamo Padre Gianni prima di tutto che ci ha invitato qui, siamo stati onorati di venire. E poi vorrei un ultimo saluto chiederlo a Padre Silvio, che ci ha accompagnato sempre in questa avventura. Non ho parole, semplicemente grazie, grazie e grazie. Grazie a questi ragazzi, grazie ragazzi, grazie per tanto quello che ci insegnate. Grazie per questo musical, grazie per tutto quello che date alla parrocchia, alla chiesa, alla PGVR. Grazie. Non so se c'è qualche richiesta, però forse una. Poi la canzone non l'abbiamo sentita, la dobbiamo sentire. Io voglio fare una sfida a questi ragazzi. Una sfida vi voglio fare. Allora siete invitati l'anno prossimo, non per rifare Madre Teresa, ma per presentarci la figura di Sant'Alfonso. Sarebbe una cosa bella o no?
dovete accettare questa sfida, professore. Tra l'altro, allora, adesso rifacciamo Dicono, così lo facciamo cantare alla giornalista. Però ringraziamo anche l'autore che non abbiamo quasi mai nominato, ma Michele Paolicelli e Castellacci sono gli autori di questo musical e li ringraziamo chiaramente. Allora, musicisti. Speranza,
amato, quanto di consolare per mezzo del tuo amore, di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare.